benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Diario di Viaggio on the road è un vlog di cronaca, cultura, tecnologia e attualità che aiuta a sviluppare una mente logica e costruttiva. L'uso eccessivo può far scoprire canali YouTube interessanti. Grizzly vi ricorda che l'iscrizione al canale è gratuita e fa assumere un buon profumo di nuovo iscritto. Se il sintomo persiste, fate pollice in alto. Outconcio dalla licenza Creative Commons. Scherzi a parte, cominciamo subito col parlare del canale YouTube di oggi. Oggi parliamo di scienza e quindi Do You Speak Science, che comunque, tranquilli, è un canale in italiano. E naturalmente, come sempre, trovate il link al canale sul doobly-doo e sulla scheda, che può essere di qua, può essere di là, può essere dove YouTube deciderà, trallallero trallallà. Do You Speak Science ci dice: cerco di portare un po' di scienza su YouTube Italia. Fa dei video molto ben curati, in cui c'è un mix di animazione tridimensionale fatta al computer, ma anche di disegni fatti con i pennarelli sulla lavagna cancellabile. In questo ricordo un po' il canale canadese ASAP Science. Comunque, come dicevo, ho trovato i suoi contenuti molto interessanti, quindi ve lo consiglio tantissimo, e comincio col segnalarvi il primo video. Visto che si è parlato del film Jurassic World, il primo video che vi segnalo è La scienza di Jurassic Park. È possibile riportare in vita i dinosauri? Video che trovate naturalmente linkato sul doobly-doo e sempre sulla scheda. In questo video c'è un'analisi ben dettagliata su che cos'è il DNA, come funziona, quali sono i problemi a cui si va incontro cercando di riportare in vita dei dinosauri. È sicuramente ben fatto, molto interessante, quindi appunto il primo video che vi segnalo. Il secondo video che vi segnalo ha a che fare con il pianeta Plutone, il pianeta con il cuore di cui si è parlato in questi giorni. Certamente interessante, perché ci spiega per quale motivo siamo interessati a un pianeta così lontano da noi. Il video è La scienza di New Horizon, l'esplorazione di Plutone, sempre sul doobly-doo e sempre sulla scheda. New Horizon è la sonda che è partita parecchio tempo fa, non è in realtà una missione che è cominciata proprio per fotografare Plutone, sta facendo una serie di ricerche questa sonda. Plutone era una delle cose che doveva essere analizzata, quindi andate a guardare il video che spiega un po' come funziona tutto questo progetto e quali sono i motivi per cui soprattutto le immagini di Plutone hanno fatto il giro del mondo, perché è diventato così importante anche poter vedere da vicino Plutone, che non si sa bene se è un pianeta, un corpo celeste, un planetoide, un pianeta nano o quel che sia. E infine il terzo video che vi segnalo, che ha avuto a che fare anche con notizie di cronaca che ci sono state, la bolla mediatica che era scoppiata e che quindi adesso è messa in secondo piano, ma ciononostante la situazione non va in secondo piano, la scienza dell'Ebola. Cosa si può fare contro questo virus? Sempre naturalmente trovate questo video sul doobly-doo e anche sulla scheda, quindi potete accedere a questo video anche se state guardando da dispositivo mobile. È un'analisi un po' completa su che cos'è il virus Ebola, quali sono i metodi di contagio, quali sono i sintomi della malattia, della febbre emorragica provocata da questo virus, ma soprattutto un'analisi sulle tempistiche, sui luoghi, eccetera. È un modo di fare anche un po' di chiarezza in quella che è una situazione che dalla stampa è stata trattata un po' veramente come se fosse l'uomo nero, quindi comunque, come ripeto, il canale Do You Speak Science. Come vedete, questi tre video che vi ho segnalato sono molto interessanti, ma tutti i video che sono presenti sul canale sono molto interessanti, quindi andate, iscrivetevi al canale, e quindi passiamo all'argomento del giorno. Sei lì, seduto sul divano, stai guardando il tuo film preferito o la tua serie televisiva preferita presso un emittente TV nazionale o un emittente TV locale, e all'improvviso, puntuale come un jump scare, arriva il break pubblicitario. E una volta si diceva «Vabbè, dai, c'è la pubblicità, ne approfitto, vado un attimo in bagno, mi lavo le mani, mi cambio, quel che sia». Adesso, nell'ultimo periodo soprattutto, più che altro è il film che interrompe la pubblicità, più che essere la pubblicità a interrompere il film. Ora, la pubblicità dall'inizio degli anni 60, quando c'era il carosello alla Rai, che erano 20 minuti, tutti concentrati lì, e gli spot erano cose lunghissime, anche 2 minuti e mezzo recitate, c'era proprio tutta la storia. Adesso siamo a queste cose di 10, 15, 20 secondi, 30 secondi di media. Comunque in realtà molte pubblicità sono comunque ben recitate, ben analizzate, ci sono pubblicità che vengono prodotte da grandi case di produzione.
però molto è cambiato, infatti non c'è più la pubblicità concentrata alla fine delle trasmissioni, il famoso letto alla fine del carosello tutti a nanna, che era lì più o meno a quell'ora, però adesso c'è questo discorso di interrompere più volte il programma, il film, il quel che l'è, con i break pubblicitari. Con grandissime quantità di pubblicità, praticamente la normativa attuale prevede che nel corso dell'intera programmazione della giornata sia possibile utilizzare, credo adesso siamo arrivati al 17 o al 18% del tempo complessivo di programmazione per gli spot pubblicitari. A questo conteggio ovviamente non vanno né le televendite, infatti ci sono TV locali che praticamente campano solo di televendite, e non contano ovviamente le campagne pubblicitarie di utilità sociale, le campagne pubblicitarie in cui si parla di cose di beneficenza, perché ovviamente non rientrano nel presentare un prodotto, però per tutto il resto appunto ci sono queste limitazioni. Questo tra l'altro è un motivo per cui moltissime televisioni trasmettono 24 ore, quindi ci sono magari in notturna quei vecchi telefilm che vanno in onda, perché così tu hai il palinsesto di 24 ore e puoi utilizzare la percentuale di tempo per fare pubblicità di 24 ore. Ed ecco quindi la mia domanda: la pubblicità in televisione, che sia ben fatta, che sia fatta male, che sia uno spot ben recitati, che sia uno spot fastidiosi, come la vivete? Voi guardate la televisione, voi guardate i film o i telefilm, i quiz, insomma il materiale che va in onda in televisione, e approfittate delle pause pubblicitarie per fare altre cose, oppure fate parecchio zapping, oppure avete smesso di guardare la televisione perché vi dà molto fastidio il fatto che ci siano queste costanti interruzioni pubblicitarie e preferite magari andare a noleggiare un film o guardare con l'on demand o cose di questo genere, oppure no, siete persone a cui piace guardare la pubblicità, ci sono degli spot pubblicitari che trovate carini e divertenti, o siete persone che guardavano quella trasmissione che facevano in cui venivano regalati 30 secondi d'oro, il mezzo minuto d'oro ai migliori spot pubblicitari. Non lo so, come sempre fatemelo sapere sui commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Io direi che per oggi ho concluso, quindi come sempre vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog sui social con i bottoni che trovate sotto il video, o anche su WhatsApp se siete sul dispositivo mobile. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, è gratuito, vi farà assumere quel buon profumo di nuovo iscritto, e soprattutto dovreste ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene ragazzi, ho finito, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!